Buongiorno, benvenuti. Oggi è di fatto l'insediamento del sindaco Cristo Gaetano Manfredi come presidente del Consiglio Metropolitano. Come sappiamo, il sindaco è stato proclamato eletto per le elezioni amministrative del 18 ottobre dello scorso, che è un fatto riguardo anche di rappresentanza riguardo al consesso all'assemblea di oggi. Vediamo la dottoressa Manna della fascia sindaco del metropolitano, della città metropolitana di Napoli e anche presidente di questa assemblea.
Allora, buongiorno a tutti, ora procediamo alla terza. Grazie Presidente, Gaetano Manfredi presente, Carpone Vincenzo. C'è? Sente? Carillo Saverio? Presente. Cascone Francesco? Presente. Cirillo Giuseppe? Presente. Cirillo Vincenzo? Presente. Di Giacomo? La nostra responsabilità, la mia responsabilità, la nostra responsabilità
collettiva è una responsabilità molto importante. Io so bene che anche in relazione a quelli che sono figli della riforma, negli ultimi anni la città metropolitana non sempre è riuscita a dare le risposte che le comunità che tutti noi rappresentiamo ci si aspettavano. Quindi io mi auguro che in questa nuova consigliatura noi saremo in grado di rafforzare ancora di più la collaborazione istituzionale, ascoltare sempre di più le esigenze, le istanze che vengono dai territori, che vengono rappresentate dai sindaci, dai consiglieri comunali eletti e che sono espressione della volontà popolare di questi territori, e fare sempre di più un'azione programmatica che guardi allo sviluppo non come sommatoria delle visioni dei singoli comuni, dei tanti comuni della città metropolitana, ma come una visione comune che guarda, che supera i confini comunali, guardi a modelli di sviluppo e di servizi che di tipo sovracomunale sempre più integrati. Abbiamo davanti anche le opportunità che ci possono venire dal finanziamento che sono legati al PNRR, ovviamente noi dovremmo essere in grado di riuscire a cogliere i tempi e i modi giusti per la presentazione dei progetti e anche per la realizzazione dei progetti, perché le scadenze sono delle scadenze molto serrate e anche molto vincolanti. Ovviamente ci dobbiamo confrontare con questo tema di lutti, con le difficoltà di bilancio, con le difficoltà con l'assenza di personale. Credo che questa occasione sia un'occasione così importante che non possiamo permetterci in nessun modo di perdere questa opportunità. È una sfida grande, c'è la mia massima disponibilità di rafforzare sempre di più la cooperazione e il colloquio con tutti voi e di avere una visione che guardi veramente all'interesse collettivo, al di là delle legittime appartenenze politiche. Un grande sforzo che le faremo e sicuramente ho grande fiducia che anche la struttura amministrativa, che ha avuto sempre grande tradizione della città metropolitana, ci aiuterà, ci supporterà e farà di tutto perché questo nostro progetto di governo abbia successo. Quindi io auguro a tutti noi un buon lavoro e poi ci cercheremo di dimostrare con l'azione quotidiana i fatti che realizzeremo di poter essere stati in grado di dare una risposta alle comunità che ancora presentiamo. Grazie. Per le dovute modifiche
ribadendo la volontà di crescere assieme in un progetto unico che possa dare delle risposte tante attese di noi. La vera grande scommessa che dobbiamo farci con la riposta, come lei ha detto sul PNR, un'opportunità storica, non solo per la città metropolitana, ma per tutti i comuni di prima vista. E anche noi, convinti e sicuri della grande capacità della macchina amministrativa della città metropolitana, ci faremo, saremo pronti a questa grande sfida che possa dare un punto diverso e nuovo sia alla città metropolitana di Napoli sia al comune di Napoli. Grazie. Grazie, grazie a te, consigliere Cirillo, cioè Cirillo Giuseppe. Allora, buongiorno a tutti e a voi sindaco. Questo è il suo primo consiglio metropolitano, ma prima dell'intervento mi corre l'obbligo alla base desiderio di salutare i consiglieri che hanno lasciato questa assise. Pace, una corsa, scambata, passo, ma anche la coglietta, perché sono contenti che cui durante questo discorso, anzi la passata consigliatura, dove abbiamo lavorato insieme, abbiamo anche avuto dei dibattiti abbastanza vivaci, ma comunque è andato con un prossimo contributo, un aiuto, volevo ringraziare personalmente. Oltre a questo, a farmi un bocca al lupo a lei, caro sindaco, lo faccio all'intera area metropolitana, perché le sue parole e il suo discorso, il suo intervento ha messo in modo chiaro e preciso che cosa significa l'area metropolitana e che cosa significa la città metropolitana. Lavorare in tutti i territori come se fosse l'unica grande città, non solamente Napoli città, ma tutta l'area di tutti i anni. Una città. Dico questo, caro sindaco, noi abbiamo un grande desiderio, volontà di confrontarci per cercare di verificare effettivamente come migliorare, se possibile, alcuni settori del suo presente, perché il presente dico, è che potrà dare tante soddisfazioni, perché sia partendo dalla macchina amministrativa, come ha detto, una macchina dirigenziale competente, dove lei in modo molto chiaro, che mi è piaciuto tantissimo, lei ha detto chiaramente nelle riunioni, ha detto i consigli, la politica fa la politica e i dirigenti fanno i dirigenti. Il politico non può fare il dirigente, non può fare la gestione e il dirigente non può fare la politica. Questo è un segnale chiaro perché significa che effettivamente abbiamo un bel obiettivo, perché l'obiettivo del dovere di un politico è quello di dare e fissare l'obiettivo, ma non certamente per fare il percorso lo fanno i piatti. Saluto anche l'autore Di Maldi, che io non ho mai conosciuto, dico la verità, ho competenze per tutta la 25 anni, però mi sono reso conto anche del valore di esprimere tutto, ma ho anche tutti quanti altri, anche se non lo conosco. Un'altra questione che vi dico, il rapporto con i sindacati, che è un rapporto fondamentale, perché loro non possiamo dire quello che vogliamo, possiamo dare tutte le indicazioni, ma se non abbiamo già ne abbiamo parlato io e te insieme alla serie che lei ha questo tipo di volontà di confrontarci con il mondo sindacale, ma non solamente con la dirigenza ma anche con il comparto sindaco, qui sono tanti dipendenti di lavoratori addirittura di categorie C che sono bravissimi e che stanno aspettando da una miglia di anni anche una professione verticale come premialità rispetto a quello che effettivamente
Grazie. Grazie, grazie al consigliere Cirillo. Sono invitato anche il consigliere Giovanni Santoro, che saluto, è arrivato e adesso l'intervento di Giacomo. Prego, di Giacomo. Ah, grazie, sindaco, colleghi consiglieri. Io innanzitutto volevo ringraziare i colleghi consiglieri che hanno, anche se formalmente hanno curato la misura, sono molto onorato di far parte di questa istituzione così importante. Volevo rivolgere a lei, a quelli di quel lavoro, che è un compito molto difficile per la tenda, sindaco. Fare il sindaco di Napoli, come fare il Presidente della Repubblica in un piccolo Stato, lo sapevo benissimo. Però lei sicuramente la sua statura morale, politica e professionale riuscirà a svolgere meglio il compito che i cittadini hanno affidato. Io volevo ribadire anche la mia iscrizione al gruppo misto, qui il capogruppo del Consiglio Tozzi, con cui ho rapporto personale già terziario, quindi lo ringrazio anche per il mio apporto. Niente, io oggi volevo rivolgere un pensiero come la giornata di oggi, che la giornata appunto la realizzare di oggi. Io mi auguro che tutto il suo mandato, sia in città metropolitana che nel Comune di Napoli, possa essere rivolto al rafforzamento delle strutture già esistenti per dare sostegno, sostegno soprattutto morale ma anche giudiziario, politico, cioè politico e economico, alle donne che sono vittime di violenza. Quindi, io mi auguro che da parte sua ci sia tutto questo impegno, non solo suo, ma anche di noi al Ministero del Territorio che lavoreremo in questo senso. E per far sì che nessuno resti indietro, nessuno sia escluso dai processi politici e produttivi della nostra città metropolitana. Grazie. Grazie, grazie al consigliere di Giacomo, che condivido queste proposte, che dobbiamo lavorare proprio per superare i divari. Grazie. Chiedo scusa per il ritardo, ma io sono in regione per fare una riunione tecnica sul problema dell'agricoltura e forestazione. Nel telefonare a Marazzo, con l'informazione, mi ha detto che c'era così. Non lo so se è stato il mio telefonino, ma io non l'ho ricevuto. Per questo ho fatto il ritardo. Le chiedo scusa perché mi è mancata la parte del suo discorso iniziale. Ma ho preso la parola per venire con quella risposta. Innanzitutto io rimango fino all'ultimo giorno possibile coerentemente con gli impegni assunti nel gruppo dove io sono stato. Abbiamo preso una decisione io con tutti quelli che mi votano che non mi candiderò. Dico questo perché intendo comunque mettermi a disposizione per dare una collaborazione e far proseguire agli altri un cammino che io ho anche iniziato insieme a me. Le voglio ricordare che io mi sono interessai anche il nostro segretario generale, che c'era una discrepanza tra lo statuto del governo e il funzionamento di questa cosa. E quindi è un cammino che, anche avendo già preso un impegno, bisogna affrontare quanto prima. Poi, una proposta, una sollecitazione per una approvazione di una convenzione tipo per regolamentare il rapporto con gli altri comuni per il difensore civico provinciale, perché non c'è ancora una bozza di regolamento, quindi si fa una sorta di impegno diretto con il comune, non funziona così. L'altra sollecitazione è, secondo me, approvare un regolamento per eleggere, per nominare un difensore per le disabilità, il garante, a carattere della città metropolitana. Ritengo che sia una cosa molto importante ed è anche molto sentito, visto che i problemi non mancano mai in nessuna delle famiglie per cui c'è proprio questa necessità. Erano queste due le raccomandazioni che volevo fare. E perché? Perché come ho detto non mi canto, ma darò comunque. Grazie al consigliere Santoro. Il consigliere Lettieri. Buongiorno a tutti, intervento breve per salutare.
sindacati e al sindaco della città metropolitana. Un augurio complessivo che si fa insieme perché dalle poche battute che abbiamo avuto la possibilità di scambiarci, condividiamo l'idea di avere una visione complessiva che mette la città di Napoli insieme alle altre città della provincia di Napoli e insieme troviamo la soluzione ai tanti problemi che attanagliano la città metropolitana di Napoli. Sosterrò questa amministrazione, lo abbiamo fatto anche precedentemente, perché non ci siamo mai tirati indietro, perché abbiamo sempre valutato le problematiche dei vari comuni, valutato le problematiche della città metropolitana senza considerare l'appartenenza. Parole così di Vado Cassino che condivido, certamente non faremo mancare la nostra visione, la nostra appartenenza politica quando si tratterà di trovare le soluzioni. Quindi nel merito delle soluzioni nessuno, ognuno di noi ha un'appartenenza politica che farà valere nel ricercare le migliori soluzioni alle problematiche della città metropolitana di Napoli. Mi riferisco chiaramente alle scuole, all'ambiente, alla rigenerazione urbana, alle questioni degli assetti idrogeologici, e quindi in questo ci misureremo anche politicamente con chi la pensa diversamente. Mancano pochi mesi. Ebbene, per noi amministratori lo sappiamo benissimo che noi viviamo in eterno, così come siamo consapevoli che il nostro mandato ha un inizio e una fine, e a tutti noi tocca andare il più veloce possibile verso il traguardo e consegnare il testimone a chi verrà dopo di noi il più velocemente possibile, affinché la gara non è singola nostra ma è della città rispetto alla soluzione delle problematiche. Quindi con questo auspicio le dico, sindaco, proceda principalmente verso la soluzione dei problemi, perché siamo qui pronti a sostenerla fino all'ultimo minuto. Grazie. Cirillo, mi ringrazio il consigliere Lettieri, il consigliere Cirillo Vincenzo. Salve sindaco, volevo innanzitutto dare il benvenuto al gruppo di Italia Libera che faccio parte, quindi del senatore Carbone, che la saluta e che si scusa per l'assenza ma aveva il programma di impegni parlamentari. Volevo salutare i consiglieri, i neoconsiglieri sottorati con un sincero augurio di buon lavoro. Volevo associarmi agli auguri e agli bocca al lupo dei miei colleghi e soprattutto volevo ringraziarlo perché abbiamo avuto modo di scambiare nella scorsa riunione dei capigruppo poche battute, ma si è dimostrato subito fattivo, collaborativo, soprattutto nei confronti di questa esperienza che sarà pure entusiasmante, ma sarà tanto faticosa, accogliendo delle problematiche che prima, pur essendo sempre state presentate, non sono mai state accolte. Per cui volevo ringraziare innanzitutto per la sensibilità a temi diversi che riguardano lo sviluppo economico, per la sensibilità che ha mostrato nei confronti finalmente dell'area metropolitana, dei comuni, della provincia e non solo del comune di Napoli, che lei ha puntualizzato, che sarà quella una cosa che caratterizzerà il suo mandato e che si rimane l'attenzione ai comuni, tra virgolette, della provincia, no? Dai comuni metropolitani. Quindi per questo la volevo ringraziare, oltre all'accoglienza e all'ascolto. Sempre stata paventata, il dottore Meola lo sa benissimo, in tutta
Per continuare un percorso di collaborazione istituzionale.
nazionale al servizio dei nostri territori. Grazie. Grazie, grazie al consigliere Pasquale. Prego. Deve essere ritirata per dei motivi tecnici, cioè questa
Grazie.
che noi abbiamo un ente che ha una sua solidità finanziaria. Questo è utile perché poi, come giustamente dicevano i consiglieri che sono intervenuti, la forza dell'ente è quello di riuscire anche a garantire finanziamenti ai comuni. Quindi penso che deve essere azione prioritaria da parte nostra di salvaguardare questa solidità finanziaria, perché questo poi ci dà un'opportunità di poter riversare le risorse di avanzo a beneficio delle comunità. Questo è un lavoro che dovremmo fare rispetto anche alle difficoltà che ci sono da parte delle nostre parte di avanzare l'accettabilità di questa società. Allora, se non ci sono altri interventi, passiamo ai voti. Favorevoli, quindi approvata all'unanimità, grazie. E quindi propongo anche l'immediata eseguibilità, perché se siamo tutti d'accordo, perché così all'unanimità, così tutto possiamo procedere con il punto approvato. Allora, punto 6, abbiamo una variazione, ratifica di una variazione di urgenza per la realizzazione di un progetto di ricerca sulle biotecnologie che è stato proposto, di cui parte la città metropolitana, quindi queste sono risorse che erano in ingresso della città metropolitana, che è stata ovviamente utilizzata per il progetto. Se non ci sono interventi favorevoli, tutti. Poi immediate eseguibilità. Su questo punto favorevole, quindi adesso si allontana il consigliere Malassa. Poi al punto 7, questa è una variazione della modalità del 2021 del bilancio di previsione per il finanziamento della spesa per l'acquisizione sanante di suoli in Giugliano, in comparanza alla sentenza del TAR Lazio. Favorevoli? Anche queste mediate seguibilità, approvate. Poi variazione di bilancio per la liquidazione in favore del personale locato in servizio presso l'area legale dei diritti e onorari individuati da terzi a seguito di sentenza di condanna. Favorevoli? Mediate seguibilità? Approvata con una mediata seguibilità. Variazione di bilancio per il finanziamento di fornitura di servizi per la sicurezza per il personale della città metropolitana Covid-19. Favorevoli? Mediante seguibilità? Approvato mediante seguibilità. Variazione di bilancio per il pagamento del trattamento economico di ordine pubblico di lavoro straordinario per il personale della Polizia metropolitana per il seggio elettorale. Favorevoli? Immediata eseguibilità? Approvato con immediata eseguibilità. Reazione per l'ospitale sul territorio metropolitano la tappa di avvio del Giro d'Italia 2022. Favorevoli? Immediata eseguibilità? Reazione di bilancio punto 12, a fine di consentire l'adesione alla convenzione OMSI per il servizio di sorveglianza sanitaria per gli operai idraulico forestali. Favorevole, immediata eseguibilità, approvato con immediata eseguibilità all'unanimità. Poi variazione per stanziare i fondi del POM, governance e capacità istituzionale finalizzate all'assunzione dei vincitori del concorso a tempo determinato nazionale. Favorevoli, immediata eseguibilità, immediata eseguibilità. Variazione del bilancio per il finanziamento di iniziative natalizie promosse nei comuni del territorio. Favorevoli, immediata eseguibilità, approvato. Finanziamento per spese dei lavori di completamento del restauro e adeguamento dell'ospedale Santa Maria delle Grazie consumi da parte del gruppo. Favorevoli, immediata eseguibilità,
digitale, favorevole, l'idea dell'eseguibilità approvato. Regolamento sull'ordinanza degli uffici dei servizi a città metropolitana, adozione favorevole, immediata eseguibilità approvato. Variazione del bilancio di previsione limitatamente al piano triennale di fabbisogno, favorevole, immediata eseguibilità. Fondi PNR 2019, interventi per la manutenzione straordinaria dell'efficientamento energetico degli edifici scolastici, variazione di bilancio, aggiornamento del piano di età, favorevoli, media di seguibilità. Applicazione dell'approvazione dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento dei lavori di adeguamento dei tre edifici scolastici della città metropolitana, favorevoli. Mediale seguibilità. Sì, prego, prego, prego. Il consigliere di più interviene. Grazie sindaco. Proprio breve al consiglio, prima della trattazione di trattare l'ordine aggiuntivo da lei richiesto per quanto riguarda i lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico in Terzino. Chiedo l'inversione del punto all'ordine del giorno. Mediante seguibilità, provare un mediante seguibilità.
media di seguibilità, 48 favorevoli, media di seguibilità, 48 media di seguibilità, 49 favorevoli, media di seguibilità, 48 media di seguibilità, 50 favorevoli, 48 media di seguibilità, 51 favorevoli, media di seguibilità, 40, 51 favorevoli, immediata seguibilità approvata, 52 favorevoli, immediata seguibilità approvata, 53 favorevoli, immediata seguibilità approvata, 54 è stata ritirata, 55 favorevoli, immediata seguibilità approvata, 56 favorevoli, immediata seguibilità. Quindi il rifinanziamento e l'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici. Prego. Buongiorno. Caro Sindaco, già nel suo primo consiglio, nella convocazione di questo consiglio metropolitano, abbiamo dato anche una giusta valenza, nel modo di vedere, perché stiamo finanziando una scuola che, questo malgrado di ribadire, questa scuola, che è un finanziamento ricevuto tramite fondi ministeriali, anche Regione Campania, questo tempo, perché ha questo costo il 25% che non è stata la città metropolitana, il 75% agli enti locali. La conosco questa delibera perché in quella delibera anche il comune di Capito, che non doveva fare il sindaco di quella comunità, uno dei pochi comuni che riusciva a accettare il finanziamento per una scuola. Ecco, la comunità di Terzigno, ma non solo Terzigno, ma tutta quell'area, dove noi abbiamo anche gli istituti delle scuole superiori, aveva intenzione, quindi come grazie anche all'intervento che abbiamo candidato questo progetto per la città della comunità, di realizzare questa nuova scuola su questo territorio. Ecco, il capitato che purtroppo, e dico purtroppo, abbiamo perso il finanziamento. La sua disponibilità e anche dei consiglieri metropolitani abbiamo chiesto alla sua persona di mettere, nonostante non erano i tempi, ma bensì abbiamo posto all'ordine del giorno questa delibera in seconda convocazione, quindi anche sulla sua sensibilità, di candidare, di finanziare quest'opera con l'avanzo del ministro. E dico anche che è sapidissimo che fra poco uscirà anche il bando regionale e quindi la speranza nostra è che questa scuola possa essere rifinanziata un'altra volta con fondi sovracomunali, sovracomunali di metropolitana. Ma noi da uomini, così come vogliamo dire, noi garantiamo che quella scuola verrà realizzata, poi capiremo la formula di finanziamento se riusciremo a recuperare un finanziamento, ma l'impegno suo e in realtà la dimostrazione oggi che noi abbiamo detto sì di scuola, perché il primo tassello che ha contatto con tutti i territori comunali, che lasciano i nostri figli, i nostri bambini, il motivo dello sviluppo della cultura e della crescita di questi bambini, noi ci vediamo in questo. Noi realizzeremo nuova scuola a Terzigno, grazie a lei e grazie anche alla sensibilità e alla responsabilità dei consiglieri metropolitani che voteranno questa vita. Grazie. Consigliere Tì. Dunque, annuncio chiaramente il mio voto favorevole a questo atto, ma proprio per quella visione strategica che deve avere la città metropolitana sulla vicenda scuole in Napoli e provincia, secondo me è il momento di fare il punto della situazione, perché voglio segnalare a questo consiglio, al sindaco insediato, che c'è una problematica, cioè quella dell'acquisizione dei suoli per la realizzazione di nuove scuole. Allora molte volte c'è la difficoltà per la città metropolitana di espropriare i terreni e magari l'ufficio chiede ai comuni se c'è un lotto di terreni per realizzare la scuola, perché magari ci sono i fondi per la scuola ma non c'è la possibilità di espropriare i terreni. Allora penso che questo consiglio, il sindaco deve mettere al centro dell'attenzione un piano scolastico che praticamente monitora tutta la città metropolitana di Napoli e, laddove necessario, fare un intervento straordinario.
innanzitutto per acquisire misure, quindi avere una mappa strategica di dove realizzare le scuole, acquisire i suoli e poi man mano che si crea l'opportunità finanziare la realizzazione delle scuole, perché molte volte arrivano i finanziamenti magari sovracomunali, sovrametropolitani, regionali, statali, però non c'è la possibilità di realizzare le scuole. Allora acquisire i suoli, preparare il piano triennale con la realizzazione delle scuole e man mano attingere quindi realizzare le scuole. Ti permetto di dire solo questo perché sono segnalati su che ne arrivano da diversi comuni, più compresa la città di Acerra. Grazie. Prego, consigliere Rossi. Grazie, signor sindaco. Io ho solo una raccomandazione dopo aver ascoltato qui l'approvazione del legittimamente, correttamente, chiede un edificio, lo
ciclisti del paese, cioè il comune dove cambia un edificio, urbanisticamente designato che sia una scuola, se no abbiamo delle grosse difficoltà. Allora a me vengono queste iniziative per la realtà di Terzigno, che poi non è che abbraccia solo la realtà di Terzigno, ma anche i comuni di Misura. Però questa è un'altra sfida da prossimo. Dobbiamo riuscire a organizzarci affinché una mappatura completa di tutti i centri e capire realmente il fatto sono, capire realmente quali sono gli interventi dove, affinché ognuno di noi faccia la propria parte, ma soprattutto per garantire ai nostri figli il vero diritto allo studio. Le faccio presente che ci sono ancora realtà, ancora oggi, con grandi difficoltà che sono costretti, soprattutto sul territorio della Svizzera Salernitana, e faccio riferimento all'istituto di nutrizione, uno dei più antichi, oltre 400 anni di storia, che con il ritardo dei lavori, non dovuti sicuramente alla città metropolitana, che noi abbiamo finanziato tutto questo, la ditta è uno dei problemi. Ci troviamo nel 2021 che molti alunni stanno facendo la criminalità e noi non lo possiamo permettere. Grazie. Ringrazio i consiglieri che sono intervenuti perché hanno evidenziato, il consigliere Lettieri, il consigliere Tito, hanno evidenziato un tema secondo me molto importante, perché io credo che noi ci dobbiamo, proprio in base anche a quello che è stato detto, noi ci dobbiamo contraddistinguere per come un'istituzione che fa le cose, cioè che fa le cose che servono, cioè perché altrimenti il tempo che dedichiamo a queste istituzioni, se le cose non fanno le facciamo, non ne vale la pena, questo vale per tutti. Allora, il tema delle scuole penso che sia un tema fondamentale, perché è uno dei temi su cui poi anche i cittadini ne risentono, penso che anche la nostra attività istituzionale si qualifica come l'attività delle scuole in un territorio come il nostro, il tema dell'educazione e della formazione è un tema fondamentale. Quindi io penso che veramente noi oggi dobbiamo prendere l'impegno che assumono per prendere insieme, perché penso che questo è un lavoro che dobbiamo fare insieme ai consiglieri, insieme ai comuni, perché poi ognuno conosce le sue realtà, quindi dobbiamo entrare nel profondo per capire le cose. Dobbiamo prendere l'impegno di fare questo piano sull'edilizia scolastica, che deve incrociare una serie di aspetti. In primo luogo il fabbisogno, perché noi ci troviamo anche davanti a una proiezione dal punto di vista demografico che cambierà fortemente i fabbisogni nei prossimi anni. Quindi noi dobbiamo essere sicuri di fare degli investimenti su cose che poi servono, altrimenti corriamo il rischio che costruiamo delle scuole che quando saranno finite non ci saranno gli studenti. E quindi io credo che questo è un lavoro che dobbiamo fare insieme all'ufficio regionale, scolastico regionale, in queste ore che il ministro si sta nominando, io non so se è già stata fatta la nomina di un dirigente, quindi questo è anche un momento di cambiamento. Poi vanno incrociate quelle considerazioni che sono considerazioni tipo realizzativo, che il consigliere Lettieri ha giustamente fatto emergere. Cioè noi in un piano strategico dobbiamo andare a vedere quali sono gli investimenti da fare e se quegli investimenti sono realizzati, che non è che basta mettere i soldi, quei soldi sono spesi, il problema degli sprochi, quindi il problema della disponibilità dei soldi, che muovendoci in maniera più organizzata, anche con i progetti di demanda, si possono fare anche delle scelte che possono essere più efficaci rispetto alla comunità di loro, perché ci sono anche delle disponibilità di suoi pubblici che potrebbero essere in alcuni casi utilizzati per dare anche di strutture pubbliche che in alcuni casi potrebbero essere utilizzate. È un tema fondamentale che è stato evidenziato dai consiglieri dell'eliminazione dei rifiuti passivi, cioè noi in un momento del genere dove abbiamo una reale disponibilità di risorse pubbliche importanti, perché vengono anche dal PNRR, e noi dobbiamo, insomma, uno degli obiettivi deve essere quello che i nostri studenti devono stare tutte strutture pubbliche, che questo deve essere un obiettivo che deve essere raggiunto. È ovvio che noi dobbiamo anche essere un po' in grado, e questo è un lavoro che devono fare gli uffici, di fare un monitoraggio attento di quali è caso di Terzigno come dei casi, però noi spesso
secondo me le nostre amministrazioni non hanno quella capacità di intercettare i finanziamenti pubblici, perché noi arriviamo sempre il giorno dopo, cioè quando è un po' più tardi rispetto a quello che dobbiamo fare. E una migliore organizzazione, una migliore programmazione, a fare questo. Quindi io metterei a verbale, partendo proprio dalle considerazioni che sono state fatte dai consiglieri, che diciamo sono state avviate l'amministrazione, insieme al sindaco, verificherà e condividere con il consiglio la messa a punto di questo piano, diciamo, strategico sull'edilizia scolastica, che può rappresentare veramente la regola degli investimenti nei prossimi anni, ovviamente consultando tutte le comunità di riferimento, perché poi dobbiamo andare sui territori dove lavorano le persone, dobbiamo capire anche quali sono le realtà. C'è un altro tema che il consigliere di evidenziare, che questo è un tema che dobbiamo anche un po' discutere con la direzione regionale, che spesso noi abbiamo scuole che hanno delle parti vuote e scuole che non sanno dove mettere gli studenti. Allora, visto che sono tutte scuole, ovviamente nella compatibilità, questo riguarda anche ovviamente le scuole superiori, cioè se una scuola ha gli spazi vuoti, li mette a disposizione una scuola che non deve prendere posto di registro. Questo lo dobbiamo pretendere, perché anche noi ci prendiamo soldi e quindi facciamo stare male gli studenti. Quindi questo è un tema che dobbiamo affrontare con la direzione regionale, che dobbiamo stabilire la regola e quindi insomma dobbiamo mettere per iscritto che esiste questa regola, quindi, perché questo è un tema molto importante, che compensa la regola compensativa che deve partire all'interno del patrimonio scolastico, poi dopo andiamo a cercare gli spazi fuori. Ma se c'è una scuola che tiene le aule libere, non vedo perché non viene mettere a disposizione un'altra scuola che sta a 3 km di distanza e che non sa dove mettere gli strumenti. Cioè, non è che quelle aule sono di proprietà del prestito, quelle aule sono della collettività, quindi devono essere messe a disposizione di un'altra. Questo è un principio molto importante di questa crema. Su molti territori un sacco di problemi, quindi noi sono molto d'accordo per che faremo queste iniziative e lavoreremo su questa cosa, partendo dalla proposta che è venuta dal consiglio, quindi poi fare una commissione del consiglio che seguirà questo tipo di lavoro. Ok, allora partiamo dal punto di Tersigna, del finanziamento di Tersigna, mettiamo i voti, provate a non limitare, non rimettere questa immediata esecuzione. Noi cercheremo di recuperare anche il finanziamento, questo può essere una sponda in realtà, perché se abbiamo il finanziamento nazionale o regionale, abbiamo questi soldi. Poi c'è la risposta. Prego io. Sindaco, il ordine del giorno, guardando il comune di San Giuseppe di Sicilia, essendo consigliere dell'area, benissimo, questa è la mozione. Sì, del perfetto. Allora, no, come lo segniamo? Sì, poi lo pensiamo. Ok, con delibera del Consiglio metropolitano numero 137 del 3/9/2021 è stata approvata una variazione di bilancio per il finanziamento di 3 progetti di 3 distinti comuni. Uno di questi era il progetto del polo scolastico del comune di San Giuseppe Vesuviano. Con una propria nota il sindaco di San Giuseppe Vesuviano ha comunicato che detto polo scolastico è finanziato con fondi ministeriali e che il comune chiedeva di utilizzare i 2 milioni di euro della città metropolitana per finanziare un campo sportivo. In cambio dichiarava di rendersi disponibile a cedere delle aree della cittadella scolastica per spostare al suo interno l'istituto ISIS e in aula di Giordano. Detto istituto si trova ora in uno stabile per il quale viene pagato un esuso fitto passivo pari a circa 500.000 euro annui. In conseguenza di questa richiesta del sindaco, la direzione competente al finanziamento, direzione del piano strategico, ha prontamente richiesto alla direzione scuole di effettuare una verifica tecnica per l'effettiva possibilità di spostamento degli allievi iscritti all'ISIS nei 18 locali messi a disposizione dal comune nella nuova cittadella. Ad oggi questo riscontro
dall'area scuola non è ancora pervenuto e quindi il Comune si vede sospeso il finanziamento che servirebbe ai cittadini e ai ragazzi per quanto attiene al campo sportivo e che nel contempo gioverebbe alla città metropolitana in quanto consentirebbe l'abbattimento di un vitto passivo esoso. Quindi si chiede che il Consiglio si esprima in questa sede nell'impegnarsi, una volta ottenuta la suddetta verifica, in un loss dell'area scuola sulla base dell'avanzo libero accertato, in senso di approvazione del rendiconto 2021 ad aprile 2022, a destinare detti finanziamenti disponibili in primis al progetto del campo sportivo del Comune San Cipriano, ottenendo conseguentemente un indubbio vantaggio anche per l'ente metropolitano, proprio per anche le parole che ha detto il consigliere Tito prima, che nel 2014 una buona delibera che diceva di eliminare questi diritti passivi. Prego, ti do la parola. Prego. No, sindaco, solo per aggiungere una cosa, cioè in pratica è una cosa puramente tecnica. Il Comune di San Giuseppe di Sumiano era stato già oggetto di contributo da parte della città metropolitana per cofinanziare l'istituto che doveva essere finanziato per l'altra parte dal Ministero. Il Ministero che poi ha finanziato da tutto. Ora, l'impegno del Comune di San Giuseppe era quello di cedere una parte di questa cittadella scolastica alla città metropolitana in modo da farci risparmiare il canone di locazione, quindi i finti passivi che oggi gravano per circa 500.000 euro sulle nostre tasche, e in cambio spostare il finanziamento per la realizzazione dello Stato. Quindi chiediamo con questo ordine del giorno soltanto un impegno, ovviamente che in questa fase è politico ma è soprattutto morale, di destinare il futuro avanzo libero che si verrà accertato una volta approvato il rendiconto della primavera prossima a finanziare e a confermare quel finanziamento generale. Ok, ci sta intervento Tino. Sì, io condivido la mozione, anche se noi dobbiamo anche ragionare tecnicamente per mettere in condizione con gli uffici di avere un annuncio, perché in questo momento il Consiglio si deve impegnare, se ne sono sui capitoli che sono fatto tecnicamente come un bilancio di un comune, no? I capitoli in questo momento sono diversi, io mi calazzo dobbiamo costruire un capitolo apposito, nel senso sullo sport, sulle iniziative, quindi vada a finanziare, diciamo, questi interventi da parte del Comune di San Giuseppe come campo sportivo. Quindi l'impegno di questi, la città metropolitana, sulla scorta di quello che è stato detto, nel prossimo bilancio, ci sarà la posta per 2 milioni di euro per finanziare la progettazione del campo sportivo che avrà la sua missione, il suo e il Comune, viceversa, il Comune di San Giuseppe si impegna a mettere a disposizione dietro convenzione, naturalmente una convenzione, stipula di convenzione, di destinare queste aule alla città metropolitana per poter ospitare il liceo, fermo restando la valutazione del coordinatore dell'ufficio scolastico. Perché ho detto prima una cosa, sindaco? Perché a volte i dirigenti scolastici, nella loro autonomia, pur di garantirsi la loro autonomia, va bene? Dichiarano, perché vedo che cosa avete, quella difficile, quella struttura oggi, attualmente quali sono la presenza degli alunni, perché lei insegna al professore, ma ogni dirigente scolastico cerca in tutti i modi di garantirsi la loro autonomia per una loro organizzazione. Però in questo caso qua, diciamo, questa struttura che oggi è pagante è una soppressata. Quindi io potremmo giustificare ovviamente che con le 18 anni che mettete a disposizione come il San Giuseppe soddisfa ampiamente la soppressata che oggi occupiamo per un posto di 5 milioni. Grazie. Consigliere Cirillo. Allora, in merito all'ordine del giorno presentato da Udire Galindo, non ho nessun tipo di, anzi, lo sostengo.
provvedimento, un provvedimento in cui la città metropolitana non pensa su un edificio scolastico, quindi che adetta effettivamente a quel tipo di, perché la delega dello statuto della città metropolitana nasce per quanto riguarda la presenza scolastica, cosa diversa invece per quanto riguarda il finanziamento di uno stadio. Scusate, lo stadio, il campo sportivo. Quindi è un impegno che è una serie di compatibilità, cioè il numero di tecniche che eventualmente va a verificare se è possibile anche questo tipo di quindi questo diciamo è il ragionamento, però mi sento di dire di una proposta che formulata al consiglio, sempre il caso è stato molto chiaro il consigliere, se è la compatibilità tecnica da parte dirigente della struttura, se il consiglio può eventualmente nel prossimo esercizio, quindi quando la lavorazione nuova di conto, quindi può darsi che ci sarebbe neanche più qui, però non abbiamo lasciato una traccia finché eventualmente se per caso consiglio dare questo punto di indirizzo. Sindaco, mi associo veramente perché lei in merito all'edilizia scolastica ha detto un tema importante. Noi, i nostri figli, e ci vediamo in questo periodo che per le vulnerabilità sensibili che stiamo facendo su tutte le scuole, la mia esperienza di tutti i punti parla del mio comune, perché tutte le scuole vogliono di prodotto. Perché guardate, l'edilizia scolastica è un tema così delicato, perché riguarda la sicurezza dei nostri bambini che stanno in quelle scuole. E attualmente noi abbiamo dei figli passivi per delle scuole che non hanno, anche questo bisogna verificare, alcune hanno delle, anche sono chiuse, non hanno certificati di agibilità. Questa scuola che paghiamo 500.000 euro l'anno insieme a Recci per farvi capire rispetto a tutto quello che noi e qualche cosa bisogna costruire. Io penso anche su questo bisogna fare un po' di chiarezza, sindaco, perché ridurre questi soldi, questi piccoli passivi che fanno una spesa corrente, come ha detto che mi sono detto tutto, dice che noi possiamo aprire tanti altri spazi, possiamo fare tante altre cose. Quindi su questo che abbiamo possiamo fare investimenti, possiamo eventualmente, ma non solo di realizzare nuove scuole, perché qua si parla avanti di acquisto di scuole. A me va bene pure, ma queste scuole non sono delle condizioni, come stanno? Ma dopo fare ci dobbiamo spendere il doppio di soldi rispetto a quello che abbiamo speso. Anche questo è un tema che bisogna affrontare eventualmente e quindi grazie della sua sensibilità su questa materia. Consigliere Rossi, posso? Grazie. Con sincerità devo dire che non ho ascoltato, però non ho capito bene, diciamo, l'ordine del giorno, se è l'ordine del giorno, poi chiedo magari il supporto del segretario, perché quest'ultima proposta non mi è chiara, la vedo molto confusa. Prescinde dal fatto che sono d'accordo, però magari se si potesse esplicare meglio, perché vedo una cosa che va a dire, una cosa che deve essere fatta, insomma, almeno nella chiarezza, diciamo, del punto, quantomeno sono. Se ho capito di essere la formulazione, se
non lo stiamo fare. Quindi, però abbiamo un impegno che con le risorse vanno a San Giuseppe, possibilmente facciamo il campo sportivo. Cioè, vabbè, questo è così, ho capito se ci siamo. Nella sala politica l'indirizzo politico si rispetta, quindi se facciamo gli indirizzi politici che non rispettiamo, poi noi facciamo la politica, quindi, però è solo un indirizzo. Ok, grazie. Come lavorare, ci siamo tutti d'accordo, favorevoli a questi indirizzi, però dobbiamo formulare sempre bene. Ok, perfetto, devo dare la domanda mia. Ok, abbiamo concluso l'ordine del giorno, grazie a tutti.